ancora. È la parabola che si svolge in Galilea. Se non sai Galileo. C'è un Kleenex lì dietro che mi ha spostato. Se non sai Galileo, sei un ignorante. Allora, questa parabola si svolge in Galilea. C'è una. A cagare. Ora, oi, le parole, ne? Scusa. Allora, c'è una strada che va verso la città di Gerusalemme. E c'era un vecchio, tipo lui, no, su un carro che andava in città. E un bel giorno, bravo, trova la strada sbarrata da un tronco di melograno e si ferma. E viene fuori un omino piccolo e brutto che va dal vecchio, si avvicina e gli dice, cos'hai sul carro? E allora il vecchio gli dice ciò del cibo semplice, frugale, delle cose molto povere da portare in città, tipo il castoro con la panna e le alici. E quello gli fa, ne voglio la metà. E gli alza il pelo del carro e gliene porta via la metà. Poverino. E il secondo giorno ancora, il vecchio arriva e il tronco blocca di nuovo la strada. E di nuovo l'omino piccolo, grigio, brutto e stupido si avvicina. Che però due colpi. E ancora gli grida, cos'hai sul carro? E il vecchio ancora, nonostante fosse vecchio, decrepito e anche abbastanza stupido, e con un fiato che non si poteva stargli vicino, gli risponde, ho delle cose semplici, del cibo da portare in negozio, cioè dello yogurt al salmone con le vongole. E lui, ne voglio la metà. E gli alza il telo del carro e gliene porta via la metà. E il terzo giorno, nere nubi si addensavano sul centro commerciale. Mentre il vecchio arrivava col carro, nonostante i problemi alla prostata. Ma fare un'altra strada, no? Tipo. No, c'è sempre la strada sbarrata dal tronco di melograno. E ancora il doganiere esce, si avvicina e gli chiede, cos'hai sul carro? E quello che ha capito com'è il gioco glielo dice, ne vuoi la metà? E il doganiere si offende, fa, no, cosa fai, ti prendi in giro, oggi ti porto via tutto, sai? E allora il vecchio gli alza il telo del carro, ma sotto il telo del carro non c'è più il cibo, c'è una piccola figura rannicchiata. E allora il doganiere guarda e fa, te chi sei? E la piccola figura rannicchiata si alza in piedi. Viene da tanto. È alta 2,98 m, carro escluso. Però. E salta giù dal carro e si avvicina al doganiere che fa un buco per terra perché pesava anche 240 kg. Ma la bestia! Le mani sembravano due badili da neve. E si avvicina al doganiere e gli dice, ciao, io mi chiamo Stangaele. Stangaele. Sono il cugino del vecchio che aspettava la roba da mangiare in negozio. E poi improvvisamente la luce del Signore lo colpisce e lui con la mano sinistra solleva il visino del doganiere con amore. E intanto con la mano destra prende il tronco di melograno. Così lo stacca con una mano sola, come se fosse un giunco dei palmetti, dei fiori, dei giardini pensili di Babilonia. Sì, sì, era Bergamasco. E poi, con gli occhi gonfi di lacrime, di carità cattolica, e con il cuore che trasudava perdono e amore filiale, gliene ha date tante, ma tante! E ne ha date che il tronco ha fatto tempo a fare i fiori, i frutti, c'erano semini che volavano da tutte le mani. E poi si è avvicinato alla morale, certo. E gli ha detto la morale, io te ne ho date la metà, sei sicuro che vuoi proprio tutto? Suona Zica! Grazie, suona, se ne vada parlando! Grazie! So che brava! Ci vediamo dopo! Ok, resto qua. Certo che resti qua, anzi, vai proprio ad accompagnarla sul palco. Come? Vado a prendere? Certo, vai a prenderla, sì. Oi oi oi, che ridere, mamma mia. Vi sono piaciuti? Sì! Oh, anche a voi? Oh, ok. Allora, passiamo ad un'altra aspirante coloradina, lei è...